Buster! Alla scuola di Buster c'è la giornata dello sport! Che emozione! La prima attività è la corsa dei 100 metri! Ai vostri posti? Pronti? Via! Vai Buster! Ha vinto! Urrà! È stato felice! Buster è il più veloce della scuola! La prossima attività è il salto in alto! Scout va per prima! Corri! Corri! Wow! È stato eccezionale! Buster pensa di poter battere quel salto! Parte e... Ups! Non preoccuparti, Buster! Non sembra molto felice! Ora la corsa con cucchiaie e uova! Pronti e... via! Buster vuole davvero vincere! Ups! Buster andava troppo veloce e ha rotto l'uovo! Oh cielo! E il vincitore è Ash! Bravo Ash! Buster è infastidito dalla sconfitta! Desiderava davvero vincere! È così arrabbiato che non vuole giocare a palla con gli altri! Sembra divertente, Buster! Non si tratta solo di vincere, Buster, ma di divertirsi! Urrà! Adesso si stanno divertendo tutti insieme! È ora di consegnare le medaglie! Buster è terzo, Ash è secondo e Scout è prima! Bravi ragazzi! Che giornata fantastica! Chissà cosa imparerà oggi Buster a scuola! Oh, un vulcano! Wow! Faranno un esperimento! L'insegnante gli sta mostrando cosa fare! Primo, una goccia di polvere bianca! Poi, tre gocce di colorante alimentare! Poi, un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante! Wow! Sembra un vulcano in eruzione! È fantastico! Tutti sono entusiasti! Ora faranno l'esperimento da soli! Che casino! Sembra che Bandito non l'abbia fatto nel modo giusto! Oh no! Nemmeno Scout ci è riuscita! Forse Buster! Buster ha combinato tanto casino quanto gli altri! Perché non funziona? Forse Ash ci riuscirà! Buster va a controllare! Ash sta ancora mettendo gli ingredienti! Wow! Ha funzionato! Bel lavoro, Ash! Ma come ci è riuscito, Ash, visto che tutti gli altri hanno sbagliato? Oh, ha seguito le istruzioni sulla lavagna! Buona idea! L'insegnante è orgoglioso di Ash! Ora gli altri ci riproveranno! Ma prima controllano bene cosa devono fare! Primo, una goccia di polvere bianca! Poi, tre gocce di colorante alimentare! Poi, un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante! Evviva! Funziona! I vulcani stanno eruttando! Non sono bellissimi? Ottimo lavoro, ragazzi! È incredibile quello che puoi fare se segui le istruzioni! L'insegnante adesso è orgoglioso di tutti! Guarda, è Buster il bus! Ma... oh, sembra proprio assonnato! Sta andando fuori strada! Oh no! Buster è finito in una pozzanghera fangosa! E ora è bloccato! Povero Buster, come uscirà da lì? La mattina dopo, Scout la macchinina va al garage di Buster! Ma, oh cielo! Buster non si trova da nessuna parte! Dov'è? Ma guarda, delle tracce di fango! Scout le segue per vedere dove si trova Buster. C'è Diggly la russa! Scout gli dice che Buster è scomparso. Devono trovarlo. Scout e Diggly lo cercano insieme. Guarda, una scia di dolcetti! Dove potrebbe portare?
Wow, cos'è stato? Ah, Fivu, è solo Robin. Scout spiega che Buster è scomparso e Robin accetta di unirsi alle ricerche. Avranno maggiori possibilità di trovarlo se lavorano insieme. Il povero Buster è solo e al freddo. Scout guarda dietro gli alberi. Diggly guarda accanto alle rocce. Cos'ha visto Robin? Altre tracce di pneumatici. Guarda, ecco Buster. È ancora bloccato nel fango. È qui da un sacco di tempo. Robin va a dire a Diggly e Scout che ha trovato Buster. È proprio oltre la collina. Ecco il povero Buster. Diggly e Scout possono aiutarlo. Lavorando insieme, Diggly e Scout tirano Buster fuori dalla pozzanghera fangosa. Ecco fatto! Ora Buster è finalmente libero. È molto grato ai suoi amici per averlo salvato. Ora è tornato sano e salvo nel suo garage. Papà Bus sta portando Buster, Bandito e Scout a fare campeggio nei boschi. È ora di allestire il campeggio! Per prima cosa, devono montare le loro tende. Papà gli sta mostrando come fare. Martella i picchetti per impedire alla tenda di volare via. Guardate! Tengono la tenda ferma a terra. Aha! Finito! Mentre papà Bus raccoglie la legna per il fuoco, Buster e i suoi amici finiscono di montare le loro tende. Cos'è? Bandito ai marshmallow! Gnammi! Oh no! Buster non ha martellato correttamente i picchetti! La tenda è volata in aria! Non riesce a vedere niente! Attenta! Scout! Oh oh! Sta volando via! Riuscirà Buster a riprenderla? Scout e Bandito corrono ad aiutarlo! Vai Buster! Puoi farcela! Aha! Finalmente è caduta a terra! Oh cielo! Non di nuovo! Papà Bus! Attento! Ups! La legna è volata via! Fiu! Sta bene! Torniamo a montare la tenda! Buster, assicurati che i picchetti siano piantati bene questa volta! Ottimo lavoro! Chissà cosa ha in programma papà Bus per dopo. Wow! Stanno arrostando i marshmallow! Buonissimi! Che fantastica giornata! Ash è andato a casa di Buster per giocare con lui. Sono entusiasti all'idea di fare dei giochi da tavolo. Il gioco di oggi è scale e serpenti. Che emozione! E Ash inizia per primo. Cinque, due, fa 7. Quindi Ash muove il suo segnalino di 7 caselle. Adesso è il turno di Buster. 8. E si muove sul tabellone. Adesso tocca di nuovo ad Ash. Oh, wow! Bel lancio! Sale su una scala. Adesso Buster. 5. Oh, cielo! È retrocesso fino alla coda del serpente. A Buster non sta andando molto bene. Ops, ha fatto cadere il segnalino. Cosa succede? È il nonno con tanti altri giocattoli con cui giocare. Ma gli sono caduti tutti. Ash lo aiuta a raccoglierli. Nessuno sta guardando Buster. Oh no! Ha spostato il suo segnalino. Questo è barare. Oh no! L'ha spostato sul traguardo, come se avesse vinto la partita. Ash è tornato. Sembra che il gioco sia finito. Buster ha vinto. Ash non capisce come sia successo, ma è felice per il suo amico. È strano, Buster dovrebbe essere felice di aver vinto, ma non si sente bene. Per niente. Buster ha imbrogliato. Non ha vinto in modo corretto, quindi non si sente a posto. Ma il nonno sa che l'importante non è vincere, ma divertirsi con il gioco. È il turno di Ash. Ash lancia i dadi. Wow! A momenti finiva sul serpente. Buster retrocede un'altra volta.
Ci siamo! Asha ha vinto seguendo le regole! Ma Buster è felice per il suo amico! Si sono divertiti tantissimo a giocare insieme! È una giornata di sole e papà Bus vuole portare Buster in gita al mare! Buster saluta mamma Bus e partono! Urrà! Ma, oh cielo! Otis sta bloccando la via! La strada è chiusa! Buster è molto turbato. Ma perché? Ma sembra che papà abbia un'idea. Guarda che bel fiume! Possono fermarsi a pescare! Buster è deluso però, perché voleva andare al mare. Papà gli insegna a pescare. Wow! Adesso tocca a Buster. Buster si sta annoiando. Non è divertente come essere in spiaggia. Perché papà Bus è così entusiasta? Aspetta! Qualcosa sta tirando la lenza di papà! Cosa sarà? Wow! Papà ha preso un pesce enorme! È troppo grande! Papà non è abbastanza forte! Buster si unisce a lui e lo aiuta! Attento, Buster! Ups! Sono stati trascinati in acqua! E il pesce trova la cosa molto divertente! Buster e papà non si arrenderanno così facilmente! A quanto pare hanno un nuovo piano! Il pesce sta nuotando nel fiume! Papà lancia la lenza e il pesce abbocca di nuovo! È un altro tiro alla fune! Guarda! C'è Buster che galleggia nel fiume! Ah! Preso! Buster ha catturato il pesce con il retino! Vai, Buster! Papà è molto orgoglioso! Ben fatto, Buster! Il pesce nuota via! Alla prossima, Fishy! Alla fine la pesca si è rivelata molto divertente! È una giornata molto ventosa alla fattoria! Guarda, penso che Terry voglia mostrare qualcosa a Buster. Ehi, è Monty, la mongolfiera. È un vecchio amico di Terry. Salutalo, Buster. Deve essere molto divertente poter fluttuare nell'aria come un palloncino. Ma oh, il vento si sta alzando. Spero che Monty non voli via. Oh no! La corda si è spezzata e il vento porta via Monty. Presto, Buster, devi inseguirlo o chissà dove andrà a finire. Monty è davvero in alto. Come puoi fare per riportarlo giù? Guarda, una corda! Mi chiedo cosa abbia in mente Buster. Sbrigatevi, ragazzi! Dovete superare Monty! Che cosa farà Buster? Oh, certo! Un lazzo! Pronto al lancio, cowboy! Ah, ci arrivi quasi! Ma Monty continua a venir portato via dal vento. Ci deve essere un modo per salvare Monty. Cosa ha visto ora Buster? È Iggy, il furgoncino del gelato, con un sacco di palloncini. Penso di aver capito il piano di Buster. Guarda, Buster si è legato addosso tutti i palloncini e ora sta volando in cielo. Forza, Buster, puoi farcela! Afferra Monty! Ci sei quasi! Ci sei quasi! Ci sei quasi! L'hai preso! Ben fatto, Buster! Hai salvato la situazione! Monty ti è molto grato! Monty è di nuovo legato in sicurezza! Non volerà via come quel palloncino! Bel lavoro, Buster! C'è Buster il Bus! Chissà cosa combinerà oggi! Una caccia alle uova di Pasqua! Ecco un uovo di Pasqua! Bravo, Buster! Ed eccone un altro! Siamo a 2! E 3! 4! 5! Quanti? Wow! Sono un sacco di uova di Pasqua, Buster! Sembrano deliziose! Buster ama le uova di cioccolato! Che buone! Buster mangia tutte le uova che vuole! Buongiorno, Buster!
Oh cielo, Buster sembra star male. Ha mal di pancia. Penso che abbia mangiato troppe uova di Pasqua. Ecco che arriva Scout la macchina, a vedere se Buster sta bene. Sembra proprio malato. Povero Buster. Scout lo porterà da Amber l'ambulanza. Lei lo può aiutare. Ecco Amber. Sa sempre come far sentire meglio i piccoli Bus. Sì, Buster è chiaramente malato. Ma fortunatamente Amber ha una medicina che lo aiuterà. Apri bene, Buster. Ti farà sentire meglio. Ma non è tutto. Se Buster vuole che gli passi il mal di pancia, deve anche mangiare del cibo sano, come una mela. Ecco, questo calmerà lo stomaco brontolante di Buster. Il giorno dopo Buster si sente molto meglio. Oh, ehi! C'è Diggly la ruspa! Cos'ha lì, Diggly? Oh, oh! Basta uova di cioccolato! Penso che Buster abbia mangiato abbastanza cioccolato per questa Pasqua. Oggi al parco c'è molto vento. Buster e Papà Bus sono venuti a passare una divertente giornata all'aperto. Papà Bus ha una sorpresa per Buster. Cosa sarà? Oh, guarda! È un aquilone! Buster si prepara a farlo volare. Papà Bus lo spinge in aria. Wow! Vola davvero in alto! Bravo, Buster! Guarda! È Monty la mongolfiera! Oh no! Una forte folata di vento ha portato via l'aquilone! È rimasto attaccato a Monty! Ma lui non se n'è accorto! Non preoccuparti, Buster! Papà ha un piano! Ops! Attento, Papà Bus! Wow! Grande colpo di testa! Vai, Buster! Bandito e Ash sembrano molto confusi. Dove stanno andando? Buster cerca di richiamare Monty, ma non presta attenzione a dove sta andando. Attento! Oh no! Buster è finito dritto in una pozzanghera fangosa. È rimasto bloccato nel fango. Papà lo tira fuori. Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Oh oh! Un albero è caduto nel mezzo della strada! Ma questo non li fermerà. Papà Bus vola saltando il tronco! E Buster ci scivola sotto! Wow! È stato fantastico! Presto, c'è Monty! Sembra che Papà Bus abbia un'idea! C'è un enorme mucchio di fango e ci stanno correndo in mezzo! Cosa stanno facendo? Hanno disegnato l'immagine di un aquilone nel fango! E Monty ha finalmente notato che l'aquilone è avvolto intorno a lui. Ops! Buster si riprende il suo aquilone. Grazie, Monty. Buster può riprovare a pilotarlo. Tienilo stretto, Buster. Fiu, c'è mancato un pelo. Buster e Ash sono in vacanza al mare. Mamma Bus e mamma Camion dei pompieri stanno preparando il barbecue. E Buster e Ash stanno costruendo un fantastico castello di sabbia. Wow! Le onde si stanno avvicinando! Presto! Il castello di sabbia potrebbe venire distrutto! Ci penserà Ash! Protegge il castello con un muro di sabbia! Ottima idea, Ash! Oh, guarda! È Iggy, il furgoncino dei gelati! Urrà! Oh no! Il muro di Ash non è riuscito a fermare le onde! Hanno rovinato il castello di sabbia! Buster è molto triste! Ma Ash ha un piano per salvarlo! Buster è troppo scosso per aiutarlo! Forse il gelato lo rallegrerà? Chissà che gusti sceglierà. Wow, che gelato enorme! Oh, attento! Ash sta ancora riparando il castello di sabbia. Buster potrebbe portare un gelato anche ad Ash. Ma è arrabbiato con Ash, perché il suo muro non ha protetto il castello di sabbia. Buster prende il gelato solo per sé. Wow!
Ash ha ricostruito perfettamente il castello di sabbia. Ora Buster si sente in colpa per non aver preso il gelato ad Ash. Quindi dà ad Ash il suo. Stai attento, non farlo cadere. Iggy gli dà un altro cono, così possono dividersi il gelato. Gnom gnom, che buono! Buster e i suoi amici sono in vacanza al mare. Che giornata divertente! Wow, il mare è bellissimo! Cosa c'è nell'acqua? Ah, è uno squalo! Buster è molto spaventato. Ups, attenzione Iggy! Mamma Bass sta facendo un pisolino sulla spiaggia. Buster sta cercando di spiegarle cosa ha visto. Aveva una pinna spaventosa ed è saltato fuori dall'acqua. Era uno squalo! Mamma Bass non vede niente. Non preoccuparti, Buster. È tutto ok. Mamma Bass torna al suo pisolino. Buster è ancora molto spaventato. Chissà se lo squalo è ancora là. Eccolo! Vai, Buster, corri! Ups, di nuovo! Buster è ancora spaventato, ma vuole superare la sua paura. Sta tornando indietro. Eccolo squalo! Aspetta un attimo, cosa c'è che non va? Lo squalo ha un dentino dolorante che dondola! Ecco perché sta saltando fuori dall'acqua! Non preoccuparti, squaletto! Buster può aiutarti! Sta cercando di attirare l'attenzione della mamma. Si è svegliata! Prende il kit veterinario. E poi mamma Bass corre in soccorso. Splash! Gnom! Gnom! Mamma Bass sta rimuovendo il dente dolorante dello squalo. Ce l'ha fatta! Hurra! Lo squalo adesso si sente molto meglio. Bravo, Buster! Non vede l'ora di mostrare il dente ai suoi amici. Mettetevi tutti a cerchio e ascoltate la fiaba di Buster il mago. C'è Buster il Bus. A quanto pare sta attraversando la foresta incantata. Ma aspetta, cos'è quella cosa sulla strada? Penso che sia un libro degli incantesimi. Wow! Buster può usarlo per fare delle magie. Guarda, ci sono Scout, Terry e Jessie in piazza. Credo che Buster proverà a lanciare degli incantesimi. Vediamo. Wow, un cappello da mago! Buster sta davvero facendo magie. Mi chiedo quale incantesimo potrebbe usare Buster per aiutare Terry. Abracadabra! Wow, Buster ha fatto crescere le piantine. Ottimo lavoro, mago Buster! Quali altre formule ci sono nel libro degli incantesimi? L'incantesimo dell'ape? Oh, guarda! Buster ha trasformato Scout in un'ape! Si sta divertendo davvero tanto a svolazzare qua e là! Credo che anche Jessie voglia volare! Che incantesimi ci sono per questo? Le bolle? Fantastico! Jessie sta fluttuando all'interno della bolla! Ottimo lavoro, mago Buster! Oh, guarda! Ha molto sonno! Vuoi fare un pisolino, Buster? Oh oh, penso che qualcosa sia andato storto. Gli incantesimi sono andati fuori controllo. Svelto, Buster, devi riportare tutto alla normalità. Sbrigati, Buster! Tutti gli incantesimi sono stati annullati. Ma non credo che gli amici di Buster siano rimasti soddisfatti. Buster sta rimettendo il libro degli incantesimi dove l'ha trovato. Sicuramente una buona idea. Che bella giornata oggi! Credo che Buster abbia un po' caldo. Ehi, guarda! Scout ha avuto un'idea perfetta! Un gelato ti rinfrescherà, Buster! E sembra delizioso! Il gelato! Hai sentito, Buster? Sembra Iggy il furgoncino dei gelati! Ciao, Iggy! Buster vorrebbe un gelato! Beh, sei venuto nel posto giusto, Buster! Guarda quanti gusti diversi! Cioccolato con granella, vaniglia con gli zuccherini...
torre a tre palline, vortice al lampone, fragola e vaniglia con topping al cioccolato. Sembra che Buster abbia scelto. Wow, grazie Iggy. Oh, che velocità Buster! Ti è piaciuto, vero? Ne vuoi già un altro? Oh, c'è Digger, si è messo in fila per un gelato. Un altro gelato è in arrivo. Buster adora il gelato. Buster, vuoi davvero un terzo gelato? Sembra che Digger stia diventando irrequieto. Buster, non sei l'unico che vuole il gelato. Vaniglia con fiocchi di cioccolato. La coda si sta allungando. Tutti vogliono il gelato di Iggy. E Buster vuole il quarto gelato. Questa è la ciliegina in cima. Ok, Buster, ora credo che tu ne abbia mangiato abbastanza. Digger e Billy stanno aspettando pazienti il loro gelato. Sei stato ingordo. Pare che Iggy sia stufo del comportamento di Buster. Vuoi un altro gelato, Buster? Ecco. Guarda, è Buster il gelato. Gli manca decisamente la decorazione. Una gustosa barretta di cioccolato e una ciliegia. Gnam! Buster si sarà definitivamente rinfrescato. A Billy piace la ciliegia. E Digger si abbuffa con una grande cucchiaiata del topping. Questo Buster gelato è davvero gustoso. Sono sicura che Buster ci penserà due volte prima di fare di nuovo l'ingordo. Grazie Iggy per questo splendido e gustoso gelato. Gnam gnam gnam. Il gelato è proprio buono come sembra. Wow! Buster e i suoi amici sono usciti a fare dolcetto o scherzetto per Halloween. Buster ha un sacco di gustosi dolci nel suo secchio. Il nonno ricorda a Buster che non dovrebbe mangiare troppi dolci tutti in una volta. Ora Buster è in camera sua. E mentre nessuno lo vede... mangia tutti i dolci che può! Ai! Che male! Oh no! Buster ha un dentino che dondola! È davvero spaventoso! La mamma è venuta a chiamare Buster. È l'ora di cena! Lui nasconde il suo dentino dolorante. Non credo che voglia che qualcuno lo sappia. La cena è pronta! Quante verdure gustose! Ma Buster non vuole mangiare. La mamma capisce. Buster è stato sconvolto da qualcosa. Le mostra il suo dentino dolorante. Il nonno sa cosa fare. Dice a Buster di dare un morso a quella dolce pannocchia. Guarda, il dente di Buster è caduto. Non è stato difficile. Buster si sente molto meglio ora. Adesso è ora di andare a letto. La mamma dice a Buster di mettere il dentino sotto al cuscino. Mentre lui dormirà, la fattina dei denti verrà a prenderlo. Buster si sveglia la mattina dopo e... Una grande stella d'oro! Buster la indossa con orgoglio. Ora sa che non c'è da preoccuparsi se un dentino dondola. Ehi, c'è Buster! E anche Digger! Che grande castello di sabbia che avete costruito! È Sandy il gabbiano! Attenta, Sandy! Non posarti sul castello di sabbia o lo... Oh, cielo! Poveri Digger e Buster! Vai via, Sandy! Uccellino dispettoso! Cosa hai visto, Buster? È una formina rossa che spunta da terra. Chissà che forma ha. Ottimo lavoro, Digger. È un triangolo. Non è carino? E guarda, Sandy ha trovato una formina gialla. È un cerchio. Riesci a trovarne altri, Sandy? Eccone un'altra. Questa è blu. Presto, tirala fuori. È un quadrato. Ha quattro lati. Wow, ci sono così tante forme. Triangoli. Cerchi. Rettangoli. Esagoni. Sandy, aspetta. Non... Aspetta un attimo. Credo che Buster abbia un'idea. Buster e Digger raccolgono le formine. Chissà cosa ci faranno.
Le stanno impilando. Mi sa che stanno facendo una torre. Manca solo un altro pezzo in cima. Così, Buster. Piano piano. Così, perfetto. Wow, Buster e Digger hanno fatto una torre con le forme. Che ottima idea. Ora possono tornare a costruire i castelli di sabbia. E guarda, Sandy ha un altro posto che non crolla su cui mettersi. Bel lavoro, Buster. Ciao, Buster. Ciao, Digger.